Decimo appuntamento radiofonico settimanale con la voce al sindaco del 2022, la rubrica di approfondimento della testata giornalistica di Radio Dimensione Musica. Il primo cittadino pozzallese Roberto Amatuna discute al microfono del nostro direttore responsabile Piero Giunta sui fatti sociali e politici avvenuti durante la settimana appena trascorsa. Il sindaco di Pozzallo Roberto Amatuna, oltre a fare come sempre il preciso e puntuale punto informativo settimanale sulla situazione del Covid-19 a Pozzallo, alla voce al sindaco commenta le dimissioni dell'assessore Giuseppe Privitera. Inoltre il sindaco Amatuna parla delle polemiche che ci sono state in questi giorni riguardo il servizio di mensa scolastica. Ascoltiamo Roberto Amatuna. Sindaco Roberto Amatuna, decima nostra chiacchierata radiofonica settimanale del 2022, che inizia con la solita mia prima domanda, e cioè di commentare alla voce al sindaco i dati dei casi Covid in città e come sempre le sue raccomandazioni, sindaco Amatuna. La situazione del Covid a Pozzallo rimane stazionaria rispetto all'ultima settimana, all'ultima intervista che abbiamo fatto. I dati, i numeri dei positivi oscillano sui 320, quindi abbiamo delle giornate in cui questi numeri aumentano leggermente, dei casi in cui vanno a diminuire. Quindi quello che si sperava, una drastica diminuzione dei casi positivi in città, a tutt'oggi non c'è stato. E tutto questo si muove in linea con quello che accade in provincia di Ragusa, in Sicilia. Addirittura la Sicilia è al primo posto in Italia per numero dei contagi. Questo vuol dire che bisogna avere ancora molta attenzione ed evitare con tutti gli accorgimenti possibili e immaginabili la diffusione del virus in attesa del miglioramento delle temperature che, come è noto, porteranno ad un minore indice di contagio. La raccomandazione è sempre la solita, non è ancora terminato tutto, l'infezione del coronavirus continua anche se in una maniera meno intensa rispetto al passato, ma il virus c'è e circola ancora, quindi occorre ancora una grande attenzione per trascorrere una bella primavera e una bella estate. Sindaco, parliamo di politica pozzallese, come a me piace definirla, quella in carne ed ossa, quella che sale e scende tutti i giorni le scale di Palazzo Lapira, quella che ragiona e riflette per trovare soluzioni ai tanti problemi di questa città. È notizia di queste ore che l'assessore Giuseppe Privitera si è dimesso e che le dimissioni dell'oramai ex assessore Privitera arrivano a 3 mesi poco più dalle elezioni amministrative. Sindaco. Nella mattinata di ieri sono pervenute al Comune le dimissioni dell'assessore Privitera, che era l'assessore che aveva le deleghe alla cultura, ai fondi europei e al bilancio. Abbiamo nel giro di poche ore nominato un nuovo assessore, che è l'architetto Zacco, già dirigente dell'ufficio tecnico comunale, quindi un tecnico a cui è stata assegnata la delega dell'urbanistica, la delega dei fondi europei, la delega della cultura e dell'ecologia. La nomina dell'architetto Zacco è una nomina che qualifica la nostra giunta, perché dà un grande sostegno a quell'opera continua che stiamo portando avanti di reperimento e quindi di spesa di fondi europei, nazionali e regionali. E quindi una grandissima esperienza come dirigente dell'ufficio tecnico, è stato con il sottoscritto suo collaboratore nelle mie prime due sindacature, in cui c'è stata quella grande realizzazione di opere pubbliche che hanno cambiato il volto della nostra città. Ho assegnato anche la delega all'ecologia, perché in questi anni, così in maniera disinteressata e gratuita, ha dato un contributo importante alla formulazione del nuovo capitolato di appalto settennale che riguarda il servizio per lo smaltimento dei rifiuti.
E poi anche la delega alla cultura e ai fondi europei, come ho detto prima, i bandi del PNRR sono a ritmo continuo e avere un assessore che è competente e che segue con serietà questi bandi è per noi motivo di grande soddisfazione. Quindi una giunta che cambia un suo assessore, che mi sento anche per ringraziare per il grande lavoro svolto negli anni in cui ha ricoperto questa carica, che è l'assessore Pervitera, sostituito quindi con l'architetto Zacco, con una nomina altrettanto qualificata che ci porterà fino alla fine della legislatura al completamento, non solo alla realizzazione, ma al completamento di tante opere pubbliche che veramente hanno cambiato il volto della nostra città. Sindaco Amatuna, l'ultima sua riflessione è sulle polemiche di questi giorni per quanto riguarda la mensa scolastica. Ci sono state delle polemiche in città per il prezzo dei buoni pasto per le mense scolastiche. Effettivamente un prezzo di 4,38 euro per la situazione in cui si vive è un prezzo veramente eccessivo. Se poi tutto questo noi aggiungiamo che i figli certe volte sono più di uno, tutto ciò fa capire il disagio economico di molte famiglie pozzallesi. Che cosa è accaduto? È accaduto questo, che noi nel giugno dello scorso anno abbiamo fatto un incontro con i genitori, con le mamme, con gli insegnanti, con il personale scolastico, con i medici dell'ASPE, per cercare di impostare lo scorso anno un menù di qualità. Ci sono state diverse esigenze, molte volte contrapposte l'una con l'altra, perché c'erano delle famiglie che proponevano una determinata dieta, altri che non la condividevano e quindi proponevano tutt'altra cosa. Alla fine si è raggiunto un certo equilibrio, abbiamo dato mandato ai medici dell'ASPE di prepararci una dieta così come accade ogni anno. Abbiamo bandito una gara di appalto, nel dicembre dello scorso anno nessuna ditta ha partecipato, o meglio, ne ha partecipato soltanto una, ma non aveva i requisiti della partecipazione stessa. Abbiamo prorogato il servizio alla ditta che lo eseguiva anche nei mesi precedenti e abbiamo cercato di interloquire con altre ditte del territorio, alcune ditte di Pozzallo, alcune ditte dei centri vicini, ma non abbiamo trovato grande disponibilità e quindi abbiamo proseguito con l'appalto con la ditta che gestiva il servizio lo scorso anno, ad una cifra per il miglioramento del menù ad una cifra di 4,38 euro. In effetti questo è un prezzo che è stato determinato dall'aumento delle materie prime e anche perché i prodotti di qualità sono aumentati, vi sono degli alimenti bio, il menù è stato diversificato, vi sono più portate. E tutto questo ha portato a una lievitazione del prezzo. Ci siamo accorti e abbiamo preso coscienza che era effettivamente un prezzo eccessivo, non perché non corrispondeva alla qualità del cibo, ma perché era un carico eccessivo per le famiglie stesse. Abbiamo fatto il possibile per cercare di porre rimedio a questa situazione di disagio economico e quindi il Comune si è fatto carico di compartecipare nel prezzo del biglietto stesso. Quindi il Comune ha compartecipato con 1,45 euro e quindi da un prezzo di 3,55 euro e noi siamo arrivati oggi ad un prezzo di 2,95 euro, addirittura inferiore a 3 euro e di gran lunga inferiore al prezzo non solo di quest'anno ma anche di quello dello scorso anno. Nel frattempo stiamo già predisponendo un bando che sarà pubblicato a giorni, in cui è previsto un ulteriore aiuto alle famiglie che hanno un ISEE inferiore ai 12.000 euro di ulteriore compartecipazione nei buoni mensa
di ulteriore compartecipazione agli abbonamenti e al materiale scolastico. E anche questo è un modo per venire incontro alle fasce più deboli della società pozzallese, che soffrono più di ogni altro della crisi economica che sta attraversando la Sicilia e l'Italia. Con la voce al sindaco, appuntamento a martedì prossimo. Ringrazio Roberto Amatuna, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.